L'estratto urticante e il macerato di ortica sono ottimi preparati per ogni giardino biologico. Utilissimo concime per orto e giardino, ma anche buon repellente per diversi parassiti e preventivo verso alcune malattie. Quindi vediamo subito come prepararlo e come utilizzarlo, oltre a tantissimi consigli, accorgimenti e trucchetti. Per fare il macerato di ortica bisogna prelevare un bel po' di questa pianta. Facilissima da reperire fin dalla primavera nei luoghi umidi incolti ricchi di sostanza organica e lungo canali o fossi, anche passeggiando in campagna. Oltre al fatto che si può anche dedicare un posto in giardino per coltivarla, anche in vaso. Poiché mi dispiace molto tagliare parti di piante vive, ho approfittato del momento dello sfalcio d'erba, dato che le avrebbero eliminate comunque, per recuperare diversi fusti di questa pianta utilissima in giardino. Si può raccogliere tutta la pianta tagliando il fusto in basso e riunendole in una cassettina. Se raccolte poco prima della fioritura, i principi attivi saranno di miglior qualità. Le uniche piante che è meglio non utilizzare per preparare il macerato sono quelle già sfiorite e ormai ricche di semi. Quelle femminili dell'ortica dioica, molto semplici da riconoscere, mentre per la urens, che è monoica, che quindi porta sia fiori femminili che maschili sulla stessa pianta, bisogna prestare attenzione a tutte. Consiglio prima di mettere a mollo le erbe di fare molta attenzione, poiché nel mezzo si nascondono moltissimi insetti, come ad esempio coccinelle e larve di coccinelle, attirate dagli afidi parassiti dell'ortica, o i miridi, attirati dagli acari e alcune uova. Oppure da parassiti come la psilla dell'ortica e anche da tantissimi bruchi che se ne cibano, come le vanesse, oltre tanti altri ancora. Per questo, prima di cominciare, consiglio di agitare la cassettina per un po', per far cadere tutti gli insetti possibili, ma anche raccogliendoli manualmente dalle piante man mano che se ne trovano per evitare di farli morire annegati. Dopo averla raccolta, l'ortica va pesata. Le proporzioni per il macerato sono di 1 kg di ortica in 10 litri d'acqua. Ma per la preparazione del macerato si può usare anche la pianta di ortica essiccata, però serviranno solo tra i 100 e i 200 g di pianta per 10 litri d'acqua. Comunque per la preparazione dell'estratto urticante è meglio usare l'erba fresca. Io ne ho raccolti circa 520 g, per cui utilizzerò 6 litri d'acqua. L'originale macerato è di sola ortica, ovviamente, ma un'altra pianta utilissima in giardino con cui si può fare un altrettanto utile macerato è la consolida, che apporta anche potassio e aumenta l'azione insetticida. Quindi si possono pesare assieme all'ortica anche foglie di consolida, utilizzando sempre la stessa proporzione. Dopo aver pesato le piante, si possono accorciare un po' i fusti di ortica tagliandoli. Per la preparazione servirà un bidone di plastica o di legno, oppure di terracotta. Non va assolutamente bene invece di metallo, poiché durante la fermentazione si creerebbero reazioni chimiche. È importante assicurarsi precedentemente della capienza del contenitore, poiché non dovrà essere riempito fino all'orlo, ma rimanere più in basso, dato che in fermentazione produrrà schiuma e andrà rigirato. Si inseriscono tutte le piante pesate e tagliate nel contenitore di preparazione. Si sistema il bidone nel luogo prescelto per la macerazione e dopo aver preparato precedentemente la quantità giusta di acqua si versa sulle foglie. L'acqua deve avere un pH neutro ed essere a temperatura ambiente. Inoltre è migliore l'acqua piovana, altrimenti se non è disponibile si può utilizzare l'acqua del rubinetto lasciata al sole per qualche giorno. Con un bastone si sistemano verso il basso le foglie ed infine si può coprire il contenitore con una rete a maglie fine, come ad esempio una zanzariera mantenuta con un pezzo di legno sopra. Oppure, successivamente, ho sostituito la rete riutilizzando un sacchetto di cipolle sempre a maglie fine. È importante che sia un materiale che comunque permetta la circolazione di aria. La copertura comunque serve ad evitare che possano caderci uccelli oppure insetti e altri animali. La posizione ideale per questo macerato è in un posto soleggiato e riscaldato il più possibile dal sole. In questo modo si accelera la fermentazione. Se per caso dovesse piovere, consiglio di coprire la zanzariera con una cassettina di legno. In questo modo circola l'aria, ma non entra l'acqua.
Il macerato va mescolato bene almeno una volta al giorno per ossigenarlo. L'ossigeno è importantissimo per il processo di decomposizione. Dopo circa 12 o 36 ore, massimo 3 giorni, si ottiene l'estratto urticante, ovvero un macerato non fermentato. Se lasciato macerare più a lungo, va a perdere la capacità insetticida. Questo estratto ha un alto contenuto di acido formico, che è quello presente nei peli urticanti della pianta, oltre all'acido salicilico. Per questo è un ottimo repellente e antiparassitario contro gli afidi e gli acari. Funziona sia da preventivo che in caso di infestazioni. Io ne ho prelevato un po' lasciando macerare il resto, altrimenti si può filtrare tutto per destinarlo a questo utilizzo. Questo estratto ha un colore bruno ma leggero. Una volta prelevato è meglio utilizzarlo subito, poiché perde presto efficacia. Ha una conservazione breve, massimo 3 o 4 giorni. Si inserisce in un nebulizzatore così com'è, concentrato, senza diluirlo, nebulizzandolo su tutta la vegetazione delle piante, sia da orto e da frutto, sia quelle ornamentali. Il momento migliore della giornata per fare questo trattamento è nel tardo pomeriggio o prime ore serali. Vanno evitate le ore più calde e soleggiate. Il trattamento va ripetuto dopo circa 3 o 4 giorni per almeno 2 settimane. Se dovesse piovere, si può ripetere il trattamento quando la vegetazione è asciutta. Dopo il trattamento, prima di raccogliere i frutti, è meglio aspettare tra i 3 e i 5 giorni. Ma comunque è un prodotto biodegradabile ad impatto zero. Basta lavare i frutti. Dopo qualche giorno inizierà la fermentazione e mescolandolo produrrà schiuma. Inoltre si comincerà a sentire l'odore intenso che emana il macerato. Si dice che più odore faccia, più sia buono. Ma per attenuarlo ci sono dei rimedi. Aggiungendo una manciata di farina di alghe, oppure di farina di roccia, o un po' di estratto di fiori di valeriana. Dopo circa 4 giorni, quando sarà ancora in fermentazione, si può prelevare un po' di liquido, che stavolta si presenta di un colore verde scuro. Si filtra utilizzando una rete a maglie molto fine. Per facilitare il filtraggio, si può inserire l'ortica in un sacco di juta oppure in una federa e poi metterla a mollo, ma io mi trovo meglio inserendola direttamente in acqua. Si strizzano i residui e si possono rimettere nel macerato oppure unirli al compost. E il liquido ottenuto si diluisce in proporzione 1 a 50. In 100 ml di acqua ho utilizzato 2 ml di macerato di ortica. Va spruzzato come l'estratto sulle foglie e la vegetazione, contro afidi e ragnetti. Allo stesso scopo si può mescolare con macerato di equiseto, che in più dà un rinforzo contro le malattie fungine causate dai parassiti. Il macerato di ortica sarà pronto quando la fermentazione sarà finita e questo si capisce facilmente grazie al fatto che non produrrà più schiuma.
Possono volerci dai 10 ai 20 giorni. Questo varia in base anche alle condizioni atmosferiche, alla temperatura e tanto altro. La maggior parte della vegetazione si è decomposta. È ormai dispersa nel liquido, si vedono solo i fusti, essendo più resistenti. Il colore del macerato è un bruno verde molto intenso questa volta. Una volta pronto, si può prelevare il liquido e utilizzarlo in diversi modi. Diluito 1 a 10. Ho utilizzato un litro d'acqua in cui ho diluito 100 ml di macerato di ortica. Va diluito per evitare di danneggiare le piante. Utilizzato come concime sul terreno, annaffiato attorno alle radici, non serve nemmeno filtrarlo, poiché i residui che si depositano al suolo non danno fastidio, anzi sono ottimi. È un ottimo concime per le piante in piena terra, ma anche in vaso. Si agita bene e il prodotto è pronto da utilizzare. Questo concime apporta azoto, magnesio, ferro, acido formico e acido salicilico, ma anche calcio, potassio, vitamine, sali minerali e tante altre sostanze utili. Si concima una volta ogni 20 giorni circa, ma non troppo spesso poiché molto azoto farà sviluppare molta vegetazione. Il momento migliore della giornata è il tardo pomeriggio o la sera con il fresco, mai sotto il sole. Si può concimare con circa un bicchiere a pianta, distribuendolo più lontano dal fusto. In vaso basterà irrigare tutto il contorno. Va a stimolare la crescita delle radici e dell'intera pianta e le rinforza durante la crescita, per cui saranno più resistenti a parassiti e malattie. Si utilizza anche per recuperare le piante avvizzite, annaffiando la pianta per immersione, mettendo il vaso a mollo. Consiglio di concimare su terreno già umido. Se dovesse essere asciutto, è meglio annaffiare diverse ore prima e poi concimare. Bisogna evitare di concimare in inverno, poiché il terreno deve essere un minimo tiepido. Però è meglio evitare anche durante le estati troppo calde. Per le dosi di concime, se non si sa come regolarsi, è meglio meno che più. Altrimenti si può nebulizzare la pianta in terra sulla vegetazione, ma in questo caso il liquido va prima filtrato per evitare che si depositino i residui sulle foglie. Si utilizza un contenitore, una rete a maglie molto fine. Io ho utilizzato una vecchia zanzariera piegata in due e per bloccarla si possono usare delle mollette. Oppure ho usato gli anelli per fissare le piante che si trovano solitamente ai sostegni delle orchidee, che hanno una parte aperta. E si fissa così ai quattro lati la rete, spingendola leggermente verso l'interno del contenitore. Dopodiché si può filtrare. Quando i residui occluderanno i fori della rete, si può utilizzare un bastone o un cucchiaio di legno per spostarli, ed infine per pressarli, così da far colare il liquido rimanente. Una volta filtrato il macerato, i residui di piante di ortica possono essere aggiunti al compost, dato che sono ottimi per accelerare il processo di decomposizione, oltre che ad apportare nutrienti. Anche dopo averlo filtrato, si può utilizzare diluito come abbiamo visto prima, ma esistono altri utilizzi. Utilizzando questo macerato sulle piante, aumenta il contenuto di acido salicilico e in questo modo si stimolano le loro difese naturali contro le malattie fungine, oltre che contro tantissimi insetti e anche acari. Ho utilizzato 1250 ml d'acqua in cui ho diluito 50 ml di macerato di ortica. Si diluisce 1 a 20 o 1 a 25 se il macerato è molto forte, ma soprattutto se si vogliono concimare piante più delicate. Diluito in questo modo si può utilizzare anche come concime fogliare, essendo più delicato. In questo modo ha un effetto rinforzante e più rapido, e favorisce la formazione e la circolazione di clorofilla, oltre ad essere riequilibrante. Ma è ottimo anche per annaffiare e nebulizzare le piante piccole, così da accelerarne la crescita oltre che rinforzarle.
È ottimo anche irrorato contro la clorosi ferrica, ad esempio sulla vite, oppure irrorato contro le termiti. Ma il macerato di ortica è inoltre utilizzato anche per bagnare il panetto di terra al momento del trapianto, ma è anche utile come disinfettante per i semi prima della semina, oppure come repellente per le formiche. È un concime generico che va bene per piante da orto, da frutto e ornamentali, anche da interno, ovviamente portandole all'esterno, oltre che essere ottimo per le piante in vaso. Bisogna comunque evitare di usarlo su brassicace, poiché attira la cavolaia. Evitare di nebulizzarlo in presenza di frutti da conservare come mele, pere e zucca, ed evitarlo anche su cipolle, aglio e tutte quelle piante che non richiedono troppo azoto, quindi anche le leguminose, nonostante su queste si possano fare trattamenti antiparassitari. Se irrorato su frutti, ma anche verdura, prima di raccoglierli è meglio aspettare tra i 3 e i 5 giorni circa. Il macerato di ortica si può anche mescolare ad altri macerati pronti, per addizionare così le proprietà o i nutrienti. Il macerato pronto si può lasciare nel secchio di preparazione, chiudendolo con un coperchio e prelevandolo di volta in volta all'occorrenza, durante i mesi di vegetazione dalla primavera all'autunno. Prima di prelevare il macerato, consiglio di rigirarlo ogni volta per un po'. Altrimenti, dopo averlo filtrato, si possono riutilizzare bottiglie e flaconi per conservarci il macerato. Prima di utilizzarlo ogni volta, è bene agitare la bottiglia. Per la lunga conservazione potrebbe essere utile aggiungere un 4% di aceto, così da bloccare la fermentazione, oppure dell'aglio sminuzzato, anch'esso buon conservante di insetticida, altrimenti mantenendo i contenitori con il macerato in luogo sotto i 10 gradi. Si può anche diluire già in acqua e conservare nelle bottiglie pronto all'uso durante la bella stagione. Il macerato puro si può conservare anche fino ad un anno o un anno e mezzo, mentre i liquidi già diluiti pronti all'uso si conservano per meno tempo. Comunque in ogni caso va conservato in luogo fresco e buio, e se non è stato utilizzato l'aceto, al di sopra dei 10 gradi potrebbe fermentare. Anche se comunque la cosa migliore è utilizzarlo entro l'autunno dell'anno stesso della preparazione. Tutto il macerato che avanza a fine stagione oppure riesumato dal ripostiglio dopo molto tempo non va buttato via. Le parti vegetali saranno sul fondo, basterà agitare e si può versare nel compost. Il macerato d'ortica inserito nel compost è eccellente poiché oltre che nutrire è anche un attivatore del compostaggio. Allo stesso scopo si può utilizzare anche quello appena preparato, da utilizzare però se non sono già state aggiunte le foglie al compost. I lombrichi gradiscono molto i terreni concimati con macerato d'ortica. Estratto e macerato sono repellenti per molti insetti, allontanandoli solamente, mentre per altri sono tossici. Purtroppo tra questi sono compresi anche gli insetti utili, come ad esempio le api. Infatti non bisogna assolutamente irrorare questi prodotti sui fiori, poiché andando a bottinare proprio su questi ultimi in piena fioritura rischierebbero molto. Quindi è meglio irrorare solo diverso tempo prima della fioritura o dopo. Abbiamo visto la preparazione di questo straordinario prodotto utilissimo in giardino, un eccellente repellente e antiparassitario ecologico e biodegradabile, un buonissimo concime per quasi ogni tipo di pianta del giardino con azione fitostimolante, dato che stimola la crescita, stimola la circolazione e formazione di clorofilla, stimola le difese naturali delle piante per prevenire malattie fungine e attacchi parassitari, oltre che essere un eccellente nutriente e attivatore del compost. Un preparato essenziale in giardino da preparare ogni anno da utilizzare per il beneficio delle piante. Ti ricordo inoltre, se il video ti è piaciuto, di lasciare un bel like, di iscriverti al canale se ancora non lo sei, di attivare la campanella per ricevere la notifica ogni volta che pubblico un nuovo video e di disseminare i miei video sui social anche per aiutare il canale a crescere.